siamo dalla famiglia, sì. Ma non... Forza, vai! Sonny ti sta aspettando! Vieni qui, ho un lavoro per te. Senti, mica ti volevi picchiare una vacanza, eh? Ti ascolto. La banca dei Cuna, nel Bronx. Ricicla il denaro sporco. Voglio che censi, li sistemi. Sfasci tutto e gli fotte i soldi. Soldi? Hai capito? È pittia. Minchia, Totò. Torno subito, aspetta. Ecco che arriva Sonny, sempre di fretta! Vecchio de bottana, avanti, avanti!
Non farmi male! Per chi lavori? Era un'altra famiglia, non so chi. Hanno pagato tutto in contanti per il lavoro. Tu sai qualcosa, altrimenti ti avrebbero lasciato là. Ok, so che stavano tornando verso un locale nel West Side. Adesso dovremmo darti una lezione. Per favore, non uccidere. Sei mio. Peccato. Mi serve.
bronco, la... Dirige le tue mosse, vecchio. Burattinaio, interessante. Chi è il regista? Digli quello che vuole sapere. Ok. Ti dirò tutto, tutto! Smettila! Quale famiglia ha ordinato l'assalto? I Tattaglia, vero? Non è la mia famiglia che cerchi. Noi siamo troppo deboli. Noi abbiamo le armi, ma non premiamo il grilletto. A quello ci pensa il lupo. Don Barrese. Non avevo visto, Jerry.
Mia moglie che piange di sopra. Queste auto che vanno e vengono. Consigliere mio, è ora di dire anche a me quello che sanno tutti ormai. Sonny è caduto in un'imboscata. L'hanno ucciso. E non voglio sapere che l'ha ammazzato. Non voglio che fate vendetta. Mi devi combinare un meeting con i capi delle cinque famiglie. Questa guerra finisce qua. Da Corleone. Mettiamo che col tempo la sua posizione diventa più forte. Che mi dice che non tenterà una vendetta personale? Ma dico, siamo tutte persone ragionevoli. Non dobbiamo dare garanzie come se fossimo avvocati. Voglio fare tutto quello che è necessario, diciamo, per trovare una soluzione pacifica a questi problemi. Un altro mio ragazzo ha dovuto lasciare questo paese per via di quella storia di Sollozzo. E ora stiamo cercando il modo di farlo rimpatriare in tutta sicurezza, libero da quelle false accuse. Ma io sono superstizioso, sapete? E se gli capitasse un incidente, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non perdono. Ma tolto questo, vi prometto e vi giuro sulla testa dei miei nepoti che non sarò io a rompere la pace stipulata oggi. Spero che la fortuna... Don Corleone vuole parlare con te, dentro. Amico mio, ti abbiamo dato una nuova vita e molta libertà. Ma adesso vogliamo offrirti di più. Mio padre ha avuto l'idea e io la approvo. Da oggi voglio che tu stia al mio fianco e che diventi il mio picciotto numero uno. Asino. Però non farne parola con nessuno. Tom non sarà più consigliere. Clemenza riceverà una propria famiglia e altre cose cambieranno. Noi dobbiamo adattarci ai tempi e dobbiamo diventare intoccabili. Michael ha un lavoro per te. Ti interessa la cosa? Dammi un po' di tempo. Tornerò presto.
un incontro con il Tartaglia, devo insistere sul fatto che tutti i suoi intermediari sono... Ho un lavoro per te, ma potrebbe essere difficile. Ti interessa? Scusa, ma ora ho parecchia roba in ballo. Non avrebbe mai potuto battere sentire. Ma solo oggi ho scoperto che dietro a tutto c'era Parrese. Il tuo futuro nella famiglia è assicurato. E ora la famiglia cosa vuole che faccia? La famiglia tornerà forte con Michael alla guida e con te, il suo amico più fedele. Io sono stanco di tutto questo. Per me è il momento della pensione, del mio giardino, dei miei nipotini. L'onore di diventare un caporegime comporta anche una grossa responsabilità. Spero che tu sia preparato. I capi conducono le operazioni... Giunta voce che l'FBI sta mettendo in piedi un'operazione a Little Italy. Vai lì e incontrati con Monk. Lui si sta già dando da fare. Scopri cosa sanno e con chi sono in contatto. Così l'FBI è arrintanata nell'hotel. Sì, e Michael mi ha detto che c'è una spia là dentro. Sta svelando all'FBI tutti i segreti dei Corleone. Eh? Non mi ha mai parlato di questo. Vuole solo che scopriamo che cosa sta succedendo. Che fai? Non così. Dobbiamo entrare e scoprire il traditore. Non possiamo aspettare. Quel dannato spione ci ha tradito. Gli daremo una lezione. Vai prima tu, io ti copro. Dove nascondete quel rifiuto? Oh, ultima possibilità. Ok.
avanti, amico, ti copro io. Stai facendo? Avevamo un accordo, ma non... Orido traditore maledetto. Cristo, Monk! Chi è questo tizio? È la spia. È stato lui. Monk! Giù le armi. Tutti e due. Jimmy, che diavolo ci fai qui? Mi ha mandato Michael per darvi una mano. Mi prendi in giro? Non abbiamo bisogno della babysitter, Jimmy. Questo lavoro era nostro. Ah, sì? Ti ha premuto il grilletto? Andiamo, Jimmy, non siamo un gioco premi. Quello che è fatto, ok? Chi ha ucciso l'agente? Tu sei stato? No, è stato Monk. Che significa agente? Pensavo fosse un informatore. È un federale. Michael. Sì, sì, sono io. Sono qui. Aveva ragione. È stato Malone. C'è un agente dell'FBI morto qui. Sì, ha premuto il grilletto. È qui, aspetta. È Michael. Vuole parlare con te. Michael, che diavolo succede? Monk è un traditore. Ha ucciso l'agente che lo stava inseguendo. Cercava di coprire le sue tracce, dato che lo stavamo per beccare. E allora? Ti sei preso gioco di me per incastrare Monk? Mi hai usato come esca? No, un sospetto. Dovevamo esserne sicuri. Ora è tutto a posto, ma dovrai ucciderlo. Per la famiglia. Cosa ti è successo? Cosa ti è successo? Che cosa devo alla famiglia? Eh? Voglio dire, non avrei mai fatto strada. Non sarei mai diventato come te. E perché? Per via di mio padre? Allora lascia che ti dica una cosa. Quando hai ucciso Frankie... Quando hanno ucciso Frankie... Non me n'è più importato nulla. Ma hai voltato le spalle alla famiglia. Ora mi lascerai andare o morirai cercando di fermarmi, quindi aiutami. Va avanti, prometto che farò il bravo. Stai facendo... Con cola brodo.
Cosa ti ho fatto? Vattene! Non voglio farlo! I Corleone mi hanno fregato, ho scelto una nuova casa. Non ho bisogno di te, ora ho dei nuovi amici. E riduco un colabrodo. Pensavo che fossimo amici. Sai chi sono? Levati di mezzo. Come vuoi, i soldi non valgono la mia vita. Entra. Michael vuole che incontri Al Neri, capito? Serve una dormita. Sono arrivato il prima possibile. Non riesco a crederci. Buon contraddittore. Ascolta, Tom ti aspetta al palazzo. Sal, Tom, il capo arriverà con un'altra auto. Dice che voi due dovete andare avanti. Non può farlo, così manda a puttane tutti i miei preparativi. Beh, così ha detto. Neanch'io posso andare, Sal. Dite a Mike che è stato solo per affari. A me è sempre piaciuto. Questo lo comprende. Tessio voleva incastrare Michael. I Barrese lo stanno aspettando per ucciderlo nel locale di Tessio a Brooklyn. Qual è il piano? Vai da Willy Cicci vicino al locale di Tessio. La commedia di Michael dovrebbe ingannarli. Una volta là, Willy ti dirà il resto.